Mister Diana, vigilia di Reggiana Teramo, ultima giornata del girone d'andata ed l'ultima gara in casa della Reggiana nel 2021. Le chiedo se l'importante vittoria di Chiavari vi ha lasciato qualche scoria, più che mentale, fisica. Sì, abbiamo qualche problemino, ce l'abbiamo, ma assolutamente non ci creiamo nessun tipo di alibi, abbiamo altri giocatori, giocheranno altri, e abbiamo anche un giocatore squalificato. Senza problemi, abbiamo la rosa abbastanza forte, anzi forte per poter sopperire a tutto, quindi giochiamoci la partita, è importante avere l'atteggiamento giusto, è quello che più a noi deve interessare. Ecco, il Teramo è una squadra da risultati molto altalenanti, è capace di vincere in trasferta 3-0, di perdere in casa per 4-0 quella successiva. Le chiedo quali sono le insidie che nasconde questa squadra. Appunto, alziamo le antenne, perché l'ultima l'hanno vinta 3-0 fuori casa a Pontedera, su un campo che storicamente è difficile ed è complicato. Quindi alziamo le antenne, nulla ci è dovuto, non è mica detto che dobbiamo vincere sempre tutte le partite perché siamo la Reggiana, quindi le partite bisogna meritarsele, avere rispetto dall'avversario, umiltà e atteggiamento. Se abbiamo questo, abbiamo più possibilità di vincere, non dico vinciamo, ma abbiamo più possibilità per poter vincere la partita. Il fatto di chiudere il girone d'andata con la squadra imbattuta può entrare nella testa dei giocatori o fatto in modo che non pensino a raggiungere questo record? Ma non so loro se pensano a queste cose, onestamente non ne parlo di queste cose, naturalmente c'è chi interessa di più, chi interessa di meno, chi ci tiene, chi ci tiene meno. Io credo che tutti pensano di fare il risultato, che poi sia il 19esimo, il 20esimo, il 15esimo, conta poco. E la cosa più importante è ottenere un risultato positivo, questo sì.